e quindi potete immaginare e sapete che cosa significa vivere in un paesino dell'entroterra insomma, della Sicilia. Questo può avere i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi, enormi svantaggi. Come per esempio uno dei tanti, che non stiamo qui a elencarli, ma uno dei tanti sicuramente è quello di fare fatica a credere nei propri sogni, di fare fatica a credere in quello che Dio ti mette dentro, soprattutto perché magari non rispecchia molto quello che c'è fuori e c'è un po' questa incongruenza fra quello che Dio ti dà dentro e poi quello che vedi fuori. L'aspetto missionario, se così lo possiamo definire, nella mia vita è nato in visione già da quando avevo un po' 13 anni, 13-14 anni. E sentivo nel mio cuore che fondamentalmente avevo questa convinzione: è alla fine del mondo che troverai i tesori più grandi. Queste erano le parole che sentivo da parte di Dio. E alla fine del mondo, nel senso non fisicamente alla fine del mondo, cioè non necessariamente era un contesto lontano dalla mia città, ma alla fine del mondo nel senso negli ultimi, che possono essere la fine del mondo, come può essere dietro casa mia, nei vicoli di strada e quant'altro. E lì è nei volti invisibili che troverai il tesoro più grande, che troverai me, probabilmente in maniera un po' più evidente. E inizialmente erano solo parole buttate lì, un pochettino mistiche, senza averne fatto esperienza reale, no? Ero troppo piccola per questo. Poi, crescendo, avendo fatto il mio primo viaggio, quindi la mia prima esperienza in Burkina Faso. Quanti di voi sanno dov'è il Burkina Faso? Per alzata di mano, non vi preoccupate, è normale se non lo sapete. Mazza, tutti lo sapete, ok, meglio così, benissimo, la seconda schermata. E Burkina Faso è uno dei tre paesi statisticamente più poveri del mondo ed è esattamente più o meno nel centro, centro dell'Africa, centro-ovest. Io dico sempre che da lì, dopo questo viaggio, io non sono più riuscita a tornare indietro. È un po' come se fossi rimasta probabilmente da 10 anni impantanata, in quella terra, impantanata quindi non solo alla fine del mondo, quindi, ma anche alla fine, del mio cuore, perché per me andare fine confini del mondo ha significato andare fine confini della mia vita, andare fine confini del mio cuore, andare fine confini di me stessa, conoscermi, scoprirmi, di conseguenza conoscere e scoprire il Signore. Perché quando ci conosciamo, conosciamo il Signore, quando conosciamo il Signore, conosciamo noi, ci riappropriamo della nostra identità. Dal 2010 io ho lavorato per diverse ONG, ho lavorato per cristiani perseguitati in Sri Lanka, in Cambogia, in Asia, nei Balcani, in Albania, in Perù, in Colombia, con diverse estrazioni religiose. Ho lavorato proprio come professionista, quindi ho lavorato con i valdesi, con la conferenza episcopale, con gli anglicani, cattolici, evangelici, un po' di tutto, con lo scopo quello di proprio documentare, no? Il loro, come reporter, in quanto reporter, documentare il loro lavoro. È stato interessante per me vedere come quello non era semplicemente un lavoro, ma è diventato un modo per conoscere di più Cristo nella mia vita. Io mi sono accorta che conoscere gli ultimi, così come mi piace definirli, ma in realtà li definiva così già qualcuno prima di noi, Gesù, sono il volto massimo, il volto più chiaro, chiarificatorio del carattere di Gesù in questa terra, e quindi del carattere di Dio in questa terra. Gesù è venuto per ridarci, è vero o no, un'immagine autentica di chi è Dio, no? Come dire, guardate che Dio è così, non è come avete pensato finora, non è quello che vi ha detto semplicemente la legge e i profeti, ma Gesù è così, come io mi comporto, come il cuore del Padre è esattamente il mio. E vedere quindi un Gesù attratto dagli ultimi, attratto dai margini della società, dallo scarto anche della religione del tempo, da coloro che disturbavano la quiete teologica, vedere un Gesù attratto dalle persone che soffrono, ma non per lasciarli nella sofferenza, ma per tirare fuori vita da loro, e addirittura insegnare, fare insegnamenti ai religiosi del tempo, spiegare come Dio in nome degli ultimi. È stato un po' eretico, no? All'epoca, un po' questo insegnamento. Ecco, quindi io quello che ho cercato di fare è semplicemente questo: riscoprire. Io sono nata in una famiglia cristiana, mio padre è stato pastore per tanti anni,
non mi sono convertita dopo aver fatto sesso, droga e rock and roll. Tutta la legge la conoscevo bene, ho fatto studi biblici, anzi ne ho fatte parecchi. Ho fatto diverse scuole bibliche e anche diversi corsi battesimali perché ogni volta c'è sempre un corso battesimale prima di potersi battezzare. Non ho avuto la fortuna di potermi battezzare quando volevo perché c'erano sempre problemi, o cambiavo posto, o cambiavo città, e quindi ho fatto il corso battesimale tipo 4 volte e alla fine ce l'ho fatta nel 2011, mi sono battezzata. Quindi insomma in qualche modo tutti questi concetti filocristiani erano dentro di me. Io ho avuto la grazia di avere un padre e una madre che mi hanno sempre insegnato questi valori, ma non basta proprio per niente, è veramente molto insufficiente tutto questo. Ho riscoperto quindi durante questi viaggi, non solo fuori ma dentro di me, ho riscoperto un volto diverso, ecco, dal volto semplicemente ecclesiastico di Gesù. Ho riscoperto un volto morbido, un volto tenero, un volto credibile, un volto profondamente umano di Gesù. E per me è stato uno shock, perché ho sempre pensato che il mio scopo di vita era quello di assomigliare a Dio e tendere un po' alla sua perfezione, alla sua magnificenza, alla sua sovrannaturalità. Questo ho pensato che significasse santificarmi, no? È un po' una mezza verità, ho imparato in questi anni, perché in realtà più scopriamo un Gesù umano, più scopriamo perché è divino. L'essenza e il prototipo di essere umano ce l'abbiamo non in Gandhi, non in Maria Teresa di Calcutta, non in Martin Luther King, grazie a Dio per le loro vite, ma il prototipo di essere umano è in Gesù Cristo. E quando conosciamo pienamente questa umanità in Gesù, allora scopriamo questa divinità in Gesù. Ecco perché, quindi di conseguenza, cosa voglio dire? Quando noi scopriamo la nostra profonda umanità, quando noi scopriamo la nostra profonda sì, umanità su questa terra, ma non nel senso più dispregiativo, sei umano quindi non sei spirituale, no, nel senso le nostre caratteristiche più umane, e si è pienamente umani quando si è spirituali, si è pienamente spirituali quando si è pienamente umani, ok? E questa umanità è qualcosa che credo di aver scoperto, in realtà è un divenire, io non è che l'ho scoperto e basta, in realtà lo sto scoprendo tutti i giorni, in tutti i minuti. Questa umanità è proprio qualcosa che ho scoperto nell'umanità per eccellenza, che è la fine dell'uomo. La fine dell'uomo, cioè nelle sue crisi, cioè nella sua povertà, cioè nella sua a volte anche insufficienza. E quindi in Africa, e quindi nei quartieri di casa mia, e quindi durante un terremoto, e quindi durante una pandemia, durante una crisi economica. In realtà questa crepa, quello che noi chiamiamo difetto di vita, questa valle di Baca, che spesso noi definiamo come maledizione, questi momenti di crisi nella nostra vita, noi li definiamo come qualcosa che è il diavolo che ci dà. E quindi malediciamo in questo senso le tenebre, perché pensiamo che è il diavolo che ci fa del male, perché o abbiamo peccato, c'è qualche peccato dentro di noi nascosto, e quindi è Dio che ci punisce. In realtà spesso sto scoprendo che sono esattamente questi scarti di vita, questi momenti di crisi, che ci danno la speranza verso la conoscenza di un Dio più bello di quello che noi possiamo immaginare semplicemente la domenica. Vi prego di immaginarvi un po' lo scenario, perché le parole possono essere belle, ma quando vediamo le cose è tutta un'altra storia. Questa è una delle chiese più ricche che io abbia conosciuto nella mia vita. Eh sì, ebbene sì. Non c'è aria condizionata, non c'è un LED, non c'è uno schermo super tecnologico, non ci sono finestre, non ci sono LED, ma c'è tanta presenza del Signore.
sono entrata in questa chiesa, questi sono Masai, non so se conoscete Masai, si tratta di tribù ancestrali, antiche, molti di loro sono addirittura animisti, quindi credono solitamente per cultura e per tradizione un po' insomma in un dio che si può trovare nelle cose, quindi nel coccodrillo, nell'albero, ve la faccio un po' breve, ma è un po' più complessa la loro religione. Ed è strano vedere dei Masai cristiani, no? Perché continuano ad avere i propri costumi, ma innalzano un altro maestro, un maestro che è in grado di cambiare la loro mentalità nei confronti della propria società. Cosa voglio dire? Molti di loro, di questi che vedete, soprattutto queste quattro donne, sono donne a cui hanno tagliato il clitoride da piccoli e hanno tagliato, cucito le grandi labbra. Si chiama clitoridectomia e infibulazione. È un rituale di passaggio in queste tribù assolutamente importante, necessario, per confermare, dimostrare la propria purezza e la propria devozione ai propri mariti. È il loro modo di santificarsi, insomma, per intenderci, è il loro modo di avvicinarsi in questo senso un po' a una purezza divina. E quindi attraverso insomma, il lavoro che stiamo facendo già da qualche anno insieme al mio partner locale, il nostro lavoro è proprio quello di presentare un Dio che non chiede questo tipo di sacrifici, non necessari, perché è Lui il sacrificio vivente, è Lui che si è fatto sacrificio, è Lui già che si è tagliato. E ogni settimana, grazie al nostro partner, facciamo una sensibilizzazione proprio contro la lotta contro la clitoridectomia, l'infibulazione, attraverso la parola di Dio, attraverso Gesù, la storia di Gesù, di un Dio e di un Gesù quindi profondamente umano in questo senso, ma non con semplicemente filosofie astratte o ideologiche, ma in grado di offrire una prospettiva di vita diversa. Dovete sapere che siamo nel 2020, ok, 5 anni fa, e io ho passato uno dei momenti più difficili della mia vita, molto difficili. La chiamo la mia valle di Baca, la valle della morte l'ho chiamata. Sono stata depressa per più di un anno e mezzo, sotto psicofarmaci. Non vedevo la luce, eppure ero credente, e solitamente con Gesù va tutto bene, eh? È vero, con Gesù tutto bene, invece non è vero. Con Gesù non è che va tutto bene, con Gesù abbiamo una speranza. Si soffre comunque, ma la nostra sofferenza non è vana. Come la croce per Gesù non era vana, eppure non gliela scampata il Signore, è vero, no? Era uno dei momenti più difficili e non vedendo la luce, non vedendo la speranza, non vedendo niente, io immaginavo davanti a me un futuro incerto, anzi un futuro nullo. E paradossalmente, è proprio in questi momenti che Dio ci chiede di fare cose assurde, cose illogiche, cose che non hanno senso secondo il senso dell'uomo. Ubbidire. È in quell'anno che nasce HPS, di cui parlava Giulia, è corretto? Ci tengo a dire questa cosa perché molti ragazzi della mia età ultimamente mi vedono un po' come un eroe che va in Africa, scava pozzi nel deserto, crea una strada dove strada non c'è. Abbiamo costruito una scuola di cui adesso vi parlo, una scuola nella giungla, nella tribù. Ho puntato dove nessuno avrebbe mai puntato, abbiamo ridato speranza a migliaia di persone e quant'altro, ma in pochi sanno che in realtà questo è semplicemente la punta dell'iceberg. È semplicemente parte della mia stagione di vita e che non ci sarebbe stato nessun trionfo, nessun successo se non ci fosse stato un momento anche di crescita interiore, una stagione, la stagione dell'inverno, per esempio. È proprio quell'anno che ho sentito nel mio cuore di costituire ufficialmente Helping People to See, HPS Charity.
Non l'ho fatto con forza, non avevo forza, non l'ho fatto con coraggio, non avevo coraggio, non l'ho fatto perché ero particolarmente carismatica o particolarmente capace, no, per niente, non ero nemmeno in piena vita, perché solitamente si fanno le grandi cose quando si è forti. Io ho scoperto invece, grazie a Dio, veramente grazie a Dio, è necessario capire e comprendere questo nostro limite. Ho scoperto la mia finitezza, ho scoperto la mia debolezza per scoprire la sua forza. È necessario scoprire i nostri limiti per capire chi non ce l'ha è un limite. È necessario scoprire la nostra fine per capire chi fine non è e non ha, perché non ce n'è fine con Dio. Però è necessario battere la testa contro il muro della nostra fine, per iniziare a permettere al Signore di aprire uno scenario completamente diverso, che è uno scenario diverso di quello che vedevamo su noi stessi. Quando io finisco, inizia il Signore. Quando tu finisci, inizia finalmente Gesù. Quando tu dici è finita, lui dice finalmente, ah, finalmente, finalmente. Finalmente, adesso facciamo sul serio. Finalmente iniziamo. Era ora che tu finissi. Ma non perché lui ci vuole male in questo senso, ma perché è necessario che noi scopriamo questo nostro limite per capire la sua forza. Paolo dice sempre, no? Lo sappiamo a memoria, siamo tutti credenti qui, quindi non c'è bisogno che leggiamo e facciamo grandi studi biblici su quanto quando sono debole, allora sono forte. Ancora peggio. Ad un certo punto dice Paolo che Dio ha scelto addirittura, cioè significa che ha fatto una scelta, c'era altro e ha fatto una scelta. Lui ha scelto le cose che non sono per ridurre a niente le cose che sono. Che meraviglia! È un modo per svergognare tutto ciò che è sapiente con tutto ciò che è pazzo. La pazzia della croce è più saggia di tutta la saggezza degli uomini. C'è quindi un regno che capovolge completamente l'ordine naturale di questo mondo. È facile conoscere i principi del regno di Dio, basta semplicemente conoscere i principi del mondo e capovolgerli, tutti quanti. Ora, se vuoi vincere, bene, devi perdere. Se vuoi trionfare, benissimo, ti devi arrendere. Se vuoi essere il primo, ottimo, vai alla fine. Se vuoi essere il re, lo puoi fare, devi cominciare a servire. Sono esattamente gli antipodi di ciò che ci insegna questo mondo. E non è facile perché apparentemente non conviene. È vero? Non conviene. Non è una logica questa, non è matematica intelligente. Ma quanti sanno, hanno fatto esperienza qui per alzata di mano, anche se siamo dietro uno schermo, però ci sentiamo nello spirito, è vero? Quanti sanno per alzata di mano che noi abbiamo potuto dare qualcosa, anche solamente una volta nella vita, dai, pensateci, anche mezza volta, mi basta anche un quarto di volta. Abbiamo potuto dare qualcosa di veramente spirituale, se ci piace questa parola, ma di veramente divina quando non ce l'avevamo. Cioè, quando eravamo mancanti di qualcosa, siamo stati capaci di darla. E com'è possibile questa cosa? Perché non eravamo noi, perché era Dio in noi che agiva. E se è vero che tutta la nostra cristianità, e quindi se è vero che tutta la nostra vita cristiana si basa su quanto vogliamo essere simili a Cristo, se è vero questo, quindi se è vero che noi non andiamo avanti per ideologie culturali, religiose, se è vero che noi non andiamo avanti a domeniche, se è vero che noi non andiamo avanti per religione ma per relazione, così come spesso diciamo, no? Gesù non è una religione ma una relazione. Bene, se è vero tutto questo, allora noi dobbiamo accettare
il nostro limite, anzi lo dobbiamo ricercare, perché è proprio nel nostro limite che lui finalmente inizia. Questo fa a botte con il nostro orgoglio, cozza tantissimo, ci prendiamo a pugni perché fa impazzire questo, perché tu non ci sei più in tutto questo. Ma seguitemi un attimo, perché è straordinario realizzare che in realtà tu ci sei e come. Quando Paolo dice più di Dio e meno di me, più di te e meno di me, sta attuando una legge spirituale, una delle più grandi leggi spirituali probabilmente mai sentite, è difficile anche da comprendere. Non sta dicendo che se Cristo è nella nostra vita noi ci annulliamo, ma sta dicendo che quando conosci sempre di più Cristo nella tua vita, tu scopri sempre di più chi sei. Non annulli te stesso, anzi, scopri te stesso. Scopri un'identità che non era fatta solo di carne, che non ha a che fare solo con quello che devo fare per continuare a fine mese. Non era fatta solo di sopravvivenza, di routine. Era fatta di un'identità eterna. Perché questa è la destinazione della nostra vita nel cuore di Dio. Ora, conoscere un po' il sud del mondo, si chiama così, per me è stato un po' rivelatorio. Perché la verità è che quando noi ci sporchiamo con la gente, quando noi ci sporchiamo con la causa dell'altro, anziché pensare sempre a noi stessi, noi scopriamo noi stessi. Quindi non si tratta di fare carità o di fare beneficenza, non si tratta di fare del bene perché così ci è stato semplicemente comandato, che già sarebbe già tanto, mi rendo conto, perché non facciamo manco questo, ma in realtà Gesù ci sta chiedendo di farci del bene. Perché sta dicendo, questo significa essere interamente umano e interamente spirituale. Conoscersi nell'amore reciproco. Ed è bellissimo e interessante vedere quanto Gesù riusciva a fare i suoi miracoli ed era così potente. Lui stesso diceva, c'è una potenza che esce da dentro me. Vi ricordate quando la donna tocca il lembo della sua veste, no? Ma questa potenza aveva a che fare con l'amore che lui provava per le persone. E la Bibbia infatti dice che la fede opera mediante l'amore. Ciò significa che io posso convincermi di tutte le cose di questo mondo, posso avere tutta la fede di questo mondo, lo dice anche 1 Corinzi 13, posso avere la fede anche per smuovere monti, ma se non avessi amore sarebbe solo violenza, oserei aggiungere io personalmente. Perché fai del bene simulandolo, senza farlo, senza sentirlo, senza provarlo, senza crearlo. E i miracoli infatti accadono, io ne ho visti parecchi in questi anni in Africa, di ginocchia risanate, di vite trasformate completamente, perché i miracoli non sono solo quelli fisici, no? Noi ormai siamo abbastanza maturi da capire che il miracolo non è solo esteriore, è prima di tutto quello del nostro cuore. Un cuore cambiato produce miracoli, forse anche più convincenti. Ci sono miracoli anche a Lourdes, ok? Veri o non veri, ma comunque ci sono cose sovrannaturali anche nel mondo in generale. Non necessariamente c'è sempre Gesù lì, ma non è questo quello che convince. Non sono i miracoli che convincono, trasformano il nostro cuore. Quello che trasforma il nostro cuore è essere convinti di essere amati. Quando tu ti convinci di essere amato e senti l'amore da parte di qualcuno, è lì che avviene il miracolo e la trasformazione. E in questi anni ne ho visti parecchi. E mi sono detta, ma come mai nella mia cultura, dalle mie parti, un pochettino facciamo fatica a tentenniamo a vedere di questi miracoli così eclatanti? Come mai bisogna andare alla fine del mondo per vedere un Gesù con gli effetti speciali? Ci ho messo anni per capirlo. Poi un giorno parlai con una donna. Mi piace tanto intervistare questa gente perché cerco un po' di scoprire la loro fede, che resiste e insiste malgrado la morte, per esempio dei figli, malgrado la morte, la fame, la sete.
Noi viviamo in questo momento in un'emergenza che ci toglie naturalmente le nostre certezze, ci sta spaventando tantissimo e ne abbiamo anche ben donde, come si dice al nord. Abbiamo motivo di credere questo, ne abbiamo ragione, ma in questi luoghi sempre così. Si vive sempre precariamente. Ogni giorno è un'emergenza in corso, eh? Ogni giorno si rischia la morte. Se non è il coronavirus, è il rotavirus, è la malaria, è il tifo, è l'HIV, è di tutto. Io sono stata malata un mese intero in Africa, in Burkina Faso, stavo perdendo la vita, grazie a Dio non è accaduto e sono qui a parlare, ma so che cosa significa patire in questi luoghi e non avere nemmeno assistenza sanitaria. E non sapere nemmeno che cosa ho, perché non parlo nemmeno la lingua, sono solo in un ospedale con burkinabè, africani, non ho un italiano insieme a me che mi può incoraggiare, e ho capito che cosa si prova, insomma, perdere quasi la vita e sentirsi salvati dal Signore in questo senso, ma questa è un'altra storia. Resta il fatto che un giorno chiedo a questa donna una delle domande che mi porto più nel cuore ed è: perché continui a credere anche se hai perso tuo figlio? Perché stamattina ti ho visto danzare? Perché stamattina ti ho visto ancora ringraziare il Signore con le lacrime sul tuo viso, dopo che hai perso tuo figlio, dopo che patisci la fame? Dopo che fai 9 km al giorno per raggiungere un po' di acqua tutte le mattine, un po' di acqua pulita. Perché lo fai? Che cosa ti giova? Perché nonostante il dolore, nonostante la crisi, nonostante la morte che vedi, nonostante l'insufficienza della tua vita, tu continui ad alzare le mani al cielo e dire: Asante sana, Baba. Grazie, grazie tante, papà. Ma grazie di che? Grazie di cosa? Non puoi ringraziare qualcuno che non ti dà. Ed ero lì quasi a bloccare la loro fede. Quasi a scoraggiarli, no? Perché ovviamente non è vero, ma ero semplicemente curiosa di capire qual era il mistero della loro fede. Perché io sono abituata ad amare un Dio quando mi dà le cose, quando mi dà le certezze, quando mi dà le cose che chiedo nella mia lista. Voglio un marito, voglio una famiglia, voglio il lavoro, voglio questo, voglio quello. Allora, faccio le mie X, quando faccio la somma e lui mi ha dato tante cose, posso dire: bene, Dio è degno del mio amore. Se non è così, Dio non è degno del mio amore. Sai che c'è? Me ne vado da Buddha, me ne vado da qualcun altro, ancora meglio, non ci credo proprio a Dio. Sai che c'è? Dio non esiste. È facile perdere la nostra fede. Basta semplicemente guardare la realtà. Ma quanto sanno che c'è una verità che è più grande della realtà? Perché la verità si impone sulla realtà. La realtà è quello che noi vediamo. Stasera voi state vedendo un monitor, state sentendo la mia voce dentro la vostra stanza. Ognuno di noi, guardate queste caselline per favore, ognuno di voi sta vedendo questa sera la realtà singola di ogni persona e di ogni famiglia. In questa finestra grande, in tutte queste finestrelle, c'è la propria realtà. Questa è la mia realtà. Ma poi c'è la realtà di Nino, e dietro Nino c'è un quadro. Ma non è la mia realtà, è la sua. Poi c'è Antonella Lombardo che ha la realtà, nella sua realtà c'è la sua stanza e c'è un divano rosso. E così via. Ognuno di noi vede visivamente una realtà molto personale, molto piccola anche. Ma la verità è che non esiste solo Nino e il suo quadro. Non esiste solo Antonella e il suo divano. Esiste
il pastore Giuliano che ci sta guardando, esiste la famiglia Palma, esiste Lidia, esiste la propria città, la vostra città in questo momento che sta facendo tutt'altro. Esiste la vostra regione, l'Italia intera. La verità è la somma di tutte le realtà. La verità è una persona. Cristo. Quindi c'è motivo di continuare a credere in una verità nonostante il fatto che la mia realtà mi dice che Dio non è degno di lode perché non mi ha dato. La risposta è sì. E sapete perché? Perché noi non siamo fatti solo per questa terra. Perché noi semplicemente stiamo facendo un viaggio verso casa. Stiamo andando verso la nostra famiglia di appartenenza. Stiamo andando verso finalmente il nostro vero, unico padre. Tutti gli altri sono amministratori della nostra vita. Anche i nostri genitori ci hanno amministrato. Noi stiamo andando verso casa, la nostra direzione è eterna. E questo non vuol dire che dobbiamo soffrire per forza. Non sto dicendo questo, non fraintendetemi. Sto dicendo che non è il modo in cui noi viviamo la nostra vita che determina la verità della nostra vita. Ma la nostra vita è piena di stagioni, come dicevamo all'inizio. Noi dobbiamo imparare a ringraziare il Signore in primavera, in estate, in autunno, in inverno, quando non ci sono le foglie, quando non ci sono i frutti, quando non c'è niente di bello da vedere. Ma il seme della vita è all'interno della pianta, anche se non si vede. Tanto è vero che poi in estate ci sono i fiori. E quello che tu prima chiamavi maledizione, in realtà aveva bisogno semplicemente di essere aspettato. Aveva bisogno della tua pazienza. Aveva bisogno che tu credevi dove nessuno credeva, che è quello che Dio fa con noi. Questa donna mi disse: io lodo il Signore semplicemente perché Lui è. E io stavo aspettando che rispondesse: è cosa? Un aggettivo. È cosa? Io pensavo che ancora mi stava continuando a dire qualcosa, ma lei continua a dirmi: il Signore è. Non si tratta che è buono, è cattivo, è alto, è basso, è magro. È! Cioè sta dicendo che la vita è il Signore. Il Signore è la vita. Non ci sono aggettivi che tengono, tutti gli aggettivi sono conseguenza della vita, ma la vita è la matrice. Amare la vita sempre ci rende pienamente spirituali, perché ci dà quella capacità di vedere oltre quello che noi vediamo. Questa donna ha altri figli, oggi riceve il nostro aiuto. Abbiamo costruito un pozzo vicino alla sua famiglia. Non fa più 9 km al giorno, fa 5 metri. Ok? Acqua in abbondanza pulita. Guardate la differenza di acqua, ve la faccio vedere. Non sembra che sproloquio, ma non è così. Questa è l'acqua che prima bevevano queste persone. Questa sono io con la faccina felice dietro, ma... Quella non è aranciata, alla mia destra, anzi alla mia sinistra, è l'acqua che bevevano poco prima. E quella è l'acqua limpida che abbiamo finalmente portato. Questo è il pozzo che abbiamo costruito insieme a questa gente. Parliamo di gente che non è nemmeno iscritta all'anagrafe, firma con una X. Molti di loro, e non esagero, non sanno nemmeno il proprio nome, perché nessuno gli ha dato un nome. Come per esempio lui non sa come si chiama, lo chiamano per convenzione in uno strano modo che non ho mai ancora capito la pronuncia, ma quando gli chiesi come ti chiami, lui mi disse: non lo so, io non ho un nome, non ho i genitori, non ho mai saputo la mia età, non lo so, non so quando sono iniziato.
E io mi sono sempre chiesto, ma perché non ti sei fatto fuori prima? Perché io ho pensato alla possibilità che la morte potesse essere più risolutoria, risolutiva nella mia vita per cose molto più banali. Eppure un uomo che non ha un nome, un uomo che non è iscritto all'anagrafe, un uomo che non conosce i propri genitori, che non ha avuto amici, anche malato di mente, arriva a 90 anni, si pensa, rispetto poi all'opinione che mi ha dato il missionario, ancora a sperare. E a 90 anni siamo arrivati e abbiamo portato acqua anche a quest'uomo, abbiamo portato ristoro, abbiamo costruito una scuola vicino ai suoi bambini. La sua è stata un'enorme attesa, un'enorme valle di baca in attesa solo di questo momento. Grazie a Dio non è sempre così nella nostra vita, eh? Grazie a Dio in realtà noi abbiamo una vita diversa, eh? Ed è una grazia, va bene che sia così. Abbiamo molto di più, io apro il lavandino e tutta l'acqua che voglio. Addirittura scorre e mi lavo pure i denti, incurante di quest'acqua che scorre. Però quando vai in questi luoghi e poi torni, ti senti male a far scorrere quest'acqua così e sentire pure il rumore, quando in realtà ci sono centinaia di bambini che stanno elemosinando la tua acqua nella borraccia. Voglio leggervi una cosa e concludiamo, vi lascio perché sennò mi metto a parlare all'infinito. Vi condivido questo verso se è possibile. Vi chiedo e spero di poterli leggere come bambini. So che molti di voi sono più grandi di me, io non ho la pretesa di insegnarvi proprio niente. Vi racconto semplicemente quello che ho vissuto, quello che vivo, quello che continuo a vivere. Ma è bello vederci, nonostante anche mai l'età che possiamo avere, anche avanzata, vederci ancora capaci di ricevere. Nonostante tutto il nostro vissuto, nonostante la nostra conoscenza anche di Dio, è bello quando le persone ancora sono docili, anche se hanno 90 anni. E ancora una volta dicono: sì, io posso imparare, e posso imparare anche da un bambino, posso imparare anche da una persona più piccola di me, posso imparare anche da un non credente certe cose, posso imparare anche da un asino. E quindi questo è quello che vi voglio dire. Cerchiamo di rileggere queste parole veramente come bambini, da capo. Riuscite a leggerli? Spero di sì. Sì? Ok. Isaia 45. Ad un certo punto dice così. È Dio che parla e dice: io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti, affinché tu riconosca che io sono il Signore, che ti chiama per nome, anche se non ce l'hai un nome, nonché il Dio di Israele. Io ti ho chiamato per nome, ti ho disegnato, sebbene tu non mi conoscessi. Io sono il Signore, non c'è alcun altro fuori di me, non c'è un altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscessi. Questo significa che io ho fatto le cose prima ancora che tu me le chiedessi. Non si tratta dei tuoi meriti, non si tratta perché tu hai creduto o perché tu sei stato un buon cristiano. Non si tratta del tuo fare, si tratta del mio essere. È perché io sono buono, non perché tu fai il bravo. Io sono il Signore e non ce n'è un altro. Io formo la luce. Questo è uno dei versi più scomodi probabilmente che possiamo sentire e che spesso non ci vengono detti perché non se ne parla quasi mai di questi versi perché un po' ci spaventano, non ci crediamo nemmeno noi in fondo. Forse qualcuno addirittura dice che non è stato ispirato da Dio questa parte della Bibbia, no? Eppure è parte integrante della Bibbia, eppure
questo è quello che Dio dice di essere in prima persona. Io formo la luce, io creo le tenebre, io do il benessere, creo anche l'avversità. Il Signore sono colui che fa tutte queste cose insieme. Cieli stillate dall'alto, le nuvole facciano piovere la giustizia, si apra la terra e sia feconda di salvezza, faccia germogliare la giustizia al tempo stesso. Io sono il Signore e creo tutto questo. Com'è possibile che Dio crea le tenebre? Se Dio è luce. Eh? Com'è possibile che Dio crea l'avversità? Se in realtà dovrebbe tirarci fuori dall'avversità. A volte pensiamo che sia una punizione l'avversità, perché siamo stati cattivi e Dio ci sta punendo. Qualcuno dice che il coronavirus addirittura è una punizione da parte di Dio perché il mondo è stato cattivo. La verità è che, lo ripetiamo, è che la vita è fatta di stagioni, di nuovo, e che noi siamo delle piante. Quanti di voi si occupano di agricoltura? C'è qualcuno? Vabbè, nel nord, in effetti, chi si occupa? Eccolo, il marito di Mary, può essere? Poi qualcun altro? Qualcun altro? Qualcun altro? Nessuno. Io penso che in quanto cristiani dovremmo imparare, anche come giovani, a avere dimestichezza un po' di più con l'agricoltura. E avere a che fare anche solo per gioco, così, per intrattenimento, con la coltivazione di una pianta, per esempio, di un seme. Attendere, imparare la pazienza, imparare la costanza, imparare i tempi naturali, non i tempi del microonde, ma i tempi del forno a pietra. Non i tempi dei social o i tempi della tecnologia supersonica, ma il tempo di un seme che mette mesi e mette anni, ci mette veramente tanto tempo per scavare dentro a fondo, e più a fondo si va e più su si va, come nelle sequoie. Questi sono i tempi naturali. Dio ha creato questo tempo, ha creato anche la dolce attesa, anche per esempio in una madre. Non si crea un figlio così, con i tempi supersonici, fatti così in provetta. Ma c'è un parto dietro, c'è una gestazione, c'è dolore, c'è vomito a volte, c'è nausea, c'è gioia, c'è ricerca. Ci sono tutte queste cose che purtroppo più si va avanti, più perdiamo questi valori, soprattutto i giovani. Però in realtà Dio si trova lì. E purtroppo si è sempre meno cristiani quando si è sempre lontani dal ciclo naturale delle cose. Più ci allontaniamo dalla natura, più ci stiamo allontanando da Dio. E questo non vuol dire che non va bene la tecnologia. Certo che va bene, grazie a Dio noi siamo qua, grazie a Dio c'è Zoom, se non fosse per questo saremmo disperati nelle nostre case. Grazie a Dio vi conosco anche attraverso questa piattaforma. Dio ci ha dato intelligenza, sapienza, la stiamo sfruttando anche per creare queste situazioni così, per la medicina, per tante cose che ci salvano in molti casi la vita. Ma dobbiamo sempre pensare che i nostri valori più grandi, quelli più naturali e quindi quelli più vicino a Dio, non sono di questo mondo, che noi non siamo fatti per questo mondo, stiamo solamente abitando, stiamo facendo un'esperienza terrena, ma siamo spirito. E a volte ce lo dimentichiamo perché siamo in preda alle nostre cose, alle nostre paure, alla nostra bolletta a fine mese, ai problemi familiari, ai nostri figli, ai nostri problemi anche interiori. Sono semplicemente delle distrazioni queste, per non realizzare forse il fatto che siamo fatti di cielo e siamo fatti per il cielo, dal cielo, per tornare in cielo. Il cielo non è in cielo, cioè il cielo non è qualcosa di fisico sopra, non è questo. Il cielo è un ambiente spirituale di cui siamo fatti. Io vi invito, e concludo, a fare due cose, se è possibile. A ringraziare il Signore sempre.
Nella valle, nelle vette, nel dolore, nella malattia, nella gioia, proprio come si fa nei matrimoni. Che questo è quello che pronunciamo ad una donna o un uomo. Dovremmo pronunciarlo anche col Signore quando ci battezziamo. Io ti loderò, qualunque cosa accada. Io ti amerò. Se mi darai, se non mi darai, se riterrai opportuno che non è necessario quella cosa che cerco. Perché la mia vita non è in mano mia, la mia vita è in mano tua. Tu sei il creatore della vita, conosci meglio di me come funziona. Conosci meglio di me di cosa ho bisogno. Abbiamo fatto un po' tutti esperienza, voi come padri, non io, ma che spesso abbiamo dato ai nostri figli delle cose che loro non ci hanno chiesto. Sto parlando al plurale maestatis, ma non sono madre, ma immagino sia così, è vero? Oppure non abbiamo dato ai nostri figli delle cose che ci hanno chiesto. Perché? Perché noi conosciamo un po' di più come è fatta la vita. E voi immaginate Dio. Che è la vita, quanto ne sappia di più. I discepoli che fanno? Seguono un maestro. Noi non siamo prima di tutto cristiani. Non so, spero che il pastore Giovanni non mi trucidi con questa affermazione. Noi siamo prima di tutto discepoli di Cristo. Siamo seguaci, followers, se proprio vogliamo utilizzare questo termine tanto antipatico. Siamo coloro che seguono il carattere, l'umanità, la divinità, i valori, un principio, il regno di un maestro, non di tutto quello che poi dopo ne abbiamo fatto, dei suoi insegnamenti. Grandi, cari, importanti, benedetti insegnamenti, ma il nostro focus è lui. Sapete perché è importante ritornare a capire qual è il focus, perché è l'unico che ci dà la speranza, perché altrimenti rinegheremo questo cristianesimo, perché effettivamente non ci salva la vita in questi momenti, in cui non ci possiamo incontrare la domenica, in cui sembra quasi che tutte le nostre certezze sono svanite, perché non ci salveranno le persone, non ci servirà un'ideologia, non ci servirà manco quando ci convinciamo che Dio è nella nostra vita, non ci convincerà e non ci salverà nemmeno la nostra conoscenza di Dio. Non siamo noi, è Lui. Non è quanto io ne so di lui, è lui di quanto ne sa di me. È completamente diverso. Tu puoi anche non saperle certe cose di lui, ma lui sa te. Lui conosce te. Non siamo noi che portiamo in mano Dio. È lui che porta in mano noi. Non siamo noi che scopriamo il Signore o troviamo il Signore. È lui che ha trovato noi. E cambia completamente la prospettiva. Questa è la salvezza, che non è in mano nostra, grazie a Dio, la nostra salvezza. Non ha a che fare con quante cose buone facciamo. Ha a che fare con quanto Lui è buono. Quindi è degno di essere amato anche in una pandemia globale? È degno di essere amato anche quando non arriviamo a fine mese? Anche quando un marito ci ha lasciato e abbiamo deposto tutta la nostra speranza lì? È degno questo Dio che non vediamo di essere amato anche quando i nostri figli ci rinnegano o un lavoro svanisce nel nulla o la mia chiesa crolla perché c'è un incendio, perché non ci possiamo più incontrare o anche quando perdo le braccia, le mani perché non, in un incidente. È degno o no? È un po' come dire se la vita è degna di essere vissuta anche se si soffre. Concludo dicendovi che la risposta è sì. Noi non possiamo smettere di amare perché qualcuno ci ha fatto male. Significherebbe morire, ancora prima di morire. Noi siamo stati creati per amore. E non sempre l'amore è come ce lo aspettiamo. L'amore ad un certo punto si fa maturo, passano gli effetti speciali dell'innamoramento, delle farfalle allo stomaco,
ad un certo punto comincia a deluderci. E in realtà inizia l'amore proprio lì, quando comincia a deluderci. L'amore si fa vero e sensato quando pensiamo che questo amore ci stia deludendo, ma in realtà Dio non ci delude. Lui sta deludendo al massimo le nostre aspettative, che a volte sono riposte in cose sbagliate. La verità è che Dio è buono. La sua bontà dura sempre. In inverno, in estate, in primavera, quando siamo belli, quando siamo brutti, quando finalmente l'innamoramento passa, lo zelo passa e inizia un amore che scava. E qualcuno dice che più a fondo ti scava il dolore, più gioia puoi contenere. E questo è quello che abbiamo fatto anche in Africa attraverso i nostri pozzi. Io ho realizzato in realtà visivamente, non sono stati solo progetti che ho fatto così per beneficenza e filantropia, ma in realtà sono state simbologie che Dio mi ha dato nel cuore. È un modo per capire di più Lui. Io scavando un pozzo ho scoperto quanto Dio stava scavando dentro di me. Puntando sulle vite delle persone invisibili e costruire dove una scuola dove non c'è quasi vita e speranza, e dire di sì quando dice tutto il resto, quando tutto il resto del mondo dice no, io lì ho realizzato che questo era il cuore di Dio. E l'ho realizzato perché lo stavo facendo. Dio si stava muovendo nella mia azione, e allora questa azione è diventata credibile dentro di me. Quando noi ci sporchiamo, noi ci laviamo. Quando noi ci sporchiamo nel cuore delle persone, con i problemi degli altri, ascoltandoli, benedicendoli, dando quello che non abbiamo, vi ricordate quello che abbiamo detto prima? E cominciando ad accendere questi principi del regno nuovi, che in realtà non sono noi, sono vecchi da quando siamo cristiani, ma che ogni tanto ci dimentichiamo. Allora lì scopriamo una vita diversa, una vita altra. Ecco, io vi voglio lasciare così. E vorrei pregare, se fosse possibile, insieme. Vi posso chiedere di mettere una mano sul vostro cuore, come proprio bambini piccoli, proprio teneri, come fanno i bambini quando pregano, anche se abbiamo 70 anni. Signore, noi ti diciamo grazie. Sì, noi ti diciamo grazie perché tu sei. Ti diciamo grazie perché tu sei, più di ogni altra cosa, la vita. E grazie a te che noi esistiamo, e grazie alla vita che noi siamo vita. Grazie per il firmamento, per le stelle, per le galassie, per tutto ciò che muovi, Signore. Per il cosmo che fai muovere ogni giorno ancora. Grazie perché non ti sei ancora stancato dell'essere umano. Grazie perché ancora vite stanno nascendo in questo istante, nonostante vite che muoiono. Grazie perché noi, come figli tuoi, figli di questo Maestro, discepoli di questo Gesù, abbiamo quella capacità di vedere le cose che forse il mondo non riesce a vedere. Di sentire che ci sono fiori, ci sono piante che stanno crescendo in questo giardino della nostra vita, anche quando in realtà fa più rumore un albero che cade. Ma abbiamo delle orecchie spirituali che ci fanno percepire che la vita è più forte della morte. Che la morte è per un tempo, ma la vita è per sempre. E non c'è fine, perché tu non hai fine. Vogliamo imparare, Signore, ad amarti nella gioia, nel dolore, nelle vette della nostra vita, nelle nostre gioie più grandi. Quando abbiamo saltato di gioia, Signore, ti abbiamo ringraziato perché tu eri degno della nostra lode, e adesso noi vogliamo continuare a dirti: sei ancora degno adesso della nostra lode. Nella penuria, Signore, nell'abbondanza, in ogni fase della nostra vita, tu rimani il nostro Signore. Noi siamo attaccati al tuo cuore più di ogni altra cosa, ancora prima che nella tua mano, che alla tua mano. Siamo attaccati alla tua persona, ancora prima
ancora prima che alla tua forza soprannaturale. Ci importa più quello che sei, non quello che fai. E questo è il mistero più grande dell'amore, Signore, amare veramente quello che gli altri sono, ancora prima di quello che fanno. Grazie perché questo è quello che tu fai con noi, ci ami per quello che siamo. Nella nostra totalità, nella nostra integralità, anche in quello che non siamo, anche in quello che non riusciamo ancora ad essere. Tu sei sempre lì fedele, è buono, è giusto. Da dire sì, io ancora credo in te. Grazie per questa pace che metti dentro la nostra vita, grazie perché con te la vita è degna di essere vissuta e sinceramente anche il dolore è degno di essere vissuto con te, perché noi sappiamo di non essere da soli. E quando il dolore è condiviso, quando la tragedia è condivisa, ogni cosa può succedere, ma tu sei con noi e niente ci manca. Perché tu sei il nostro pastore, Signore. Nulla ci manca. Nel nome di Gesù. Signore, io ti prego per queste persone in tutte queste caselle. Grazie per queste piccole realtà. Grazie per quello che stai facendo minuziosamente, Signore, in questi piccoli giardini, in queste piccole vite. Grazie perché tu in realtà stai tessendo insieme una tela fatta di corpo, il tuo corpo, il corpo di Cristo. Stai preparando una sposa che è l'integralità di tutte queste vite, di tutte queste realtà. In questo senso stai preparando la verità, che è la sposa tua, perfetta. In perfetta evoluzione, pronta per ricevere lo sposo. Grazie perché stiamo facendo un cammino semplicemente verso casa. Grazie perché si sta facendo diventare sempre più simili a te. A volte il dolore serve proprio a questo, a renderci più simili a te. E se è questo quello che serve, noi lo accettiamo. Perché il nostro focus non è questa vita, non è il nostro successo. Il nostro focus è vedere la tua faccia un giorno e sentirci dire ben fatto, figlio mio, ben fatta, figlia mia. Benvenuto e bentornato a casa. Ti stavo aspettando, mi sei mancato. Grazie Spirito Santo, nel nome di Gesù.